Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di due versioni del 5x5 che sono decisamente migliori delle classiche a cui potete essere abituati. Difetto del 5x5 infatti è di non essere sempre allenante, o perlomeno quando voi iniziate un 5x5 tendenzialmente lo iniziate con carichi troppo bassi, con il risultato che passate un sacco di tempo a fare allenamenti che non sono allenanti. Nel video di oggi cerchiamo un po' di capire come sopperire a questa mancanza del 5x5 e ne parliamo dopo la sigla. Come dicevo, difetti del 5x5 che ho esposto qua. Tendenzialmente, e se così non è, poi vedremo perché è altrettanto sbagliato, un 5x5 parte circa col 60%, cioè io lo vedo sempre più o meno partire intorno a quei carichi. E abbiamo una classica qui rappresentazione del 5x5 in cui ogni settimana si aumenta di un 5%, quindi 65, 70, 75, 80, 82, perché verso la fine magari si fanno aumenti più piccoli, e 85. Volendo facoltativo 87%, però l'ho omesso. Qual è il problema? Il problema di questo classico 5x5 è che fino a qua, almeno settimana 4, non si usano carichi allenanti. Questo perché, come ho scritto qui, di solito un 5 ripetizioni con un buffer 4, che è considerato proprio il minimo per essere allenante, lo si fa col 76%. Quindi fino a qua il 5x5 viene fatto con buffer troppo elevati. Addirittura qui secondo me si hanno più di 6-7 ripetizioni di buffer al 60%, quindi fare un allenamento con 7-8 ripetizioni di buffer è troppo poco per considerare la serie realmente allenante. E ok, qualcuno può dire faccio lavoro tecnico, perfetto, ma lavoro tecnico lo fai con carichi allenanti, quindi alziamo un po' l'asticella. Quindi per evitare di buttare 4 settimane a fare carichi di riscaldamento, perché alla fine di questo si tratta, come possiamo rendere il 5x5 un po' più interessante? Vi propongo un'alternativa che ritengo valida. E questa alternativa non si tratta altro non tanto di partire più in alto, anche se quella è un'altra soluzione, ma quella di rendere allenante tutta questa parte qui. Quindi stiamo facendo una progressione lineare e ci siamo fissati sul fatto che dobbiamo fare 5x5 e aumentare solo il carico. Però una progressione lineare non è solo questo, possiamo fare una progressione lineare anche alzando e di parecchio le ripetizioni. Quindi come fare a rendere tutta questa parte allenante? Semplicemente basandoci sul fatto che si possono fare molte più ripetizioni. Quindi piuttosto che fare un 5x5 in tutta questa parte qua, cosa possiamo andare a fare? Andiamo ad alzare e di parecchio le ripetizioni, che male non fa. Nello specifico, quello che io vi posso suggerire di fare è, sempre basandosi sulla tabellina delle RPE, è fare un RPE 6 da qua in giù, per ogni serie, per ogni ripetizione, almeno un RPE 6. Quindi andiamo a fare praticamente una progressione di questo tipo. All'inizio facciamo un 5x10, sempre al 60%, poi andiamo a fare un 5x8, sempre al 65%, e al 70% andiamo a fare un 5x6. Ecco qui che abbiamo sempre una nostra bella progressione lineare, con la differenza che all'aumentare del carico cala ovviamente il volume. Questo è un errore infatti che vedo fare spesso, cioè ne parleremo magari in un prossimo video in cui voglio parlare delle sedute di accompagnamento. Molte persone infatti che sanno fare le moltiplicazioni, il che già è tanto, cosa fanno? Che so, magari qui parto con un 4x6 e chiudo con un 8x3, no? Aumentando il carico di volta in volta. Perfetto, 6x4, 24, 8x3, 24. Grande. Qual è il problema? Che se con un 4x6 faccio ovviamente un carico più basso dell'8x3, si spera, il problema è che sto facendo o qui poco o qui troppo. Non ci sono mezze misure, cioè o sono partito troppo basso o sono arrivato troppo alto con il volume. Cioè basta vedere la tavola di Prilepin, è ovvio, all'aumentare del carico
cala il volume, quindi questo è già un errore da non fare. Quindi qui abbiamo fatto la cosa giusta, cioè siamo partiti da un volume alto con un carico basso e all'aumentare delle settimane abbiamo calato il volume. Questo è il primo approccio per rendere un allenamento di questo tipo maggiormente allenante. Ora io ho fatto 5x10 giusto perché poi siamo sempre in 5x5, però si potrebbe secondo me anzi addirittura usare maggiori set, quindi ad esempio qua 7-8, 6-7, 5-6, 5x5, quindi si può anche fare un approccio di questo tipo. Per gli amanti invece del 5, cioè se proprio vi piacciono le 5 ripetizioni, va benissimo. Però cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare a fare la stessa cosa, cioè aumentare. Ma aumentare che cosa? In questo contesto, se noi proprio vogliamo fare 5 ripetizioni, aumentare e di tanto le serie. Quindi abbiamo detto che un 5x5 al 60% non è allenante, vero? Proviamo ad alzare un po' l'asticella, proviamo a fare un 10x5 al 60%. Possibilmente anche cronometro alla mano, quindi stiamo magari sui 90, massimo 2 minuti di recupero, ed ecco che passiamo da una passeggiata, che non ci accorgiamo neanche di fare, a un gran bel lavoro, piuttosto tosto. Al contrario, qui possiamo fare la stessa cosa, quindi 8x5, qui magari al 70% andiamo a fare un 7x5, ed eccoci qua al 5x5. E da qui ci sta tenere 5x5 e aumentare nelle settimane il carico. Volendo, anche di questa parte se ne può parlare, ma di questa parliamo anche qui in un prossimo video per non bruciare tutto in un unico video. Quindi, per fare una buona parte iniziale di allenamento che non vada a bruciare totalmente tempo e soprattutto non vada a dare niente di utile all'allenamento, aumentiamo volume e intensità sotto forma di aumento delle ripetizioni oppure aumentiamo di tanto il volume. Parla ad esempio in questo caso del doppio oggettivamente, quindi un 50 ripetizioni in allenamento al 60% va bene e tranquilli che alla fine se tenete un minuto di recupero le 5 ripetizioni, anche se un carico basso, saranno abbastanza percepite come pesanti. L'importante è che secondo me avere all'interno dell'allenamento anche solo nelle ultime serie magari, quindi 10x5 non è tutto allenante, lo diventa magari percepito come RPE 6, 7, 8 se tengo recuperi bassi verso la fine, magari la sesta, settima serie, quindi almeno all'interno di quelle 10 serie ne ho 3, 4, volendo anche 5 se proprio tengo recuperi dei 60 secondi, ho un po' di serie pesanti, cioè un 5x5 al 60%, anche se io tengo un minuto di recupero, al massimo faccio una serie pesante, l'ultima. Se invece faccio 10 serie, ecco che ne percepisco molte di più come pesanti. Quindi, due soluzioni molto pratiche che trasformano un classico 5x5 in qualcosa di molto più sfidante. Spero che questa prima parte sulla 5x5 possa essersi interessata, che possa aiutarvi a fare programmi un pochino migliori. Come vi dicevo, prossime volte poi parleremo di questa parte, che anche questa spesso viene un pochino tralasciata, cioè ci si fionda a testa bassa contro l'85%, e soprattutto poi parleremo di che è importante saper fare le moltiplicazioni, ma non vanno proprio applicate alla lettera, nelle equazioni, quando facciamo una seduta di accompagnamento, e anche qui vedremo qualche idea valida per questo genere di programmi. Quindi spero che il video vi sia interessato, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio bellissimo canale, perché almeno fare tutti questi video dà qualche soddisfazione in più, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video.